Allora, l'Ambrè ha detto Germania, vi faccio vedere delle cose che ormai sono utopia in Italia. E oggi trovare lavoro in Italia è veramente una difficoltà estrema, in particolare in certe zone, e trovare un lavoro con un contratto comunque fisso. Sono qui a Spire, vi faccio vedere due situazioni nel giro di 40 metri. Allora, qui così c'è scritto, wir haben Freistellen, abbiamo dei posti liberi. Qui cercano praticamente... praticamente cercano dell'OSS, gente che fa l'OSS, assistenza agli anziani, compagnia varia. Prima offerta di lavoro, c'è anche bisogno di andare all'agenzia del lavoro. Ti mettono addirittura i cartelli. Adesso ci trasferiamo là, là. Vieni, 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 vieni. Ci trasferiamo là, esattamente 30 metri, dietro da quella auto decappottabile. Un pezzo di 30 metri, qui c'è scritto, cerchiamo lavoratori, se vi interessa parlate con noi. Cioè nel giro di 30 metri ci sono due offerte di lavoro. Pazzesca. Lì ce n'è una, lì ce n'è un'altra, e qui di dietro c'è Goetz, che se voi entrate sul tavolo c'è scritto che cercano personale. Cioè, e siamo già a tre nel giro di praticamente 30 metri. E adesso sono entrato e vi faccio vedere, qui cercano venditori. Terza offerta nel giro di 30 metri. Sono andato qui vicino alla Lido, anche qui cercano personale. Ok, mi sono seduto qui dentro da Goetz, mi sono preso un bel panino qui. Allora, vi ho fatto vedere che anche qui, questa è una grande catena di distribuzione, pane, vendono fette di torte, anche qui cercano personale. Nel giro di 30 metri ci sono tre offerte di lavoro, quindi non c'è neanche bisogno di andare in un'agenzia del lavoro, un'agenzia interinale. Nel giro di 30 metri ce ne sono tre, immaginate in un chilometro, immaginate anche in centro. In centro, fuori dai negozi, è facilissimo trovare che cercano personale, ok? E il problema fondamentale di molti italiani che vengono in Germania è che, non parlando una parola di tedesco, ovviamente non si rendono neanche conto che lì stanno cercando personale, che qui stanno cercando personale, che lì cercano personale. Quindi arrivano, non sanno una parola di tedesco, non sanno neanche cosa vuol dire Mitarbeiter, Gesuchinteresse, da sprechen Sie Hans, cioè non sanno questo, e quindi allora dicono no, ma la Germania non ci sono posti di lavoro, la Germania è in crisi, non c'è assolutamente niente. La Germania, basta che aprite il giornale, poi un conto è la paga, un conto la roba, però le offerte di lavoro ci sono, ok? E queste qui, le offerte di lavoro, sono dirette, cioè quindi andate lì, ci parlate, non dovete neanche passare dalle agenzie interinali che ci fanno la crosta su di voi, perché se voi andate a lavorare per un'agenzia interinale non lavorate per quell'azienda, lavorate per l'agenzia interinale che vi manda, ok? Qui vi assumono diretti, lì è un'offerta diretta alla RAL, questa è un'offerta diretta, vi prende direttamente Goetz, ok? Eppure, e là era pure quella un'offerta diretta. Immaginate, poi mi tocca leggere su certe pagine di italiani che ci sono in Germania, no, ma la Germania, magari da gente che arriva, che vive qua, che gli dà fastidio che molti italiani magari non hanno lavoro, no? Dicono no, ma non è più la Germania di una volta, ma no, ma cosa venite a fare? Mentre loro magari sono qui da anni, hanno un buon stipendio e ti dicono no, ma no, ma no, no. Invece gli altri sono giù che non hanno lavoro o lavorano a 400-500 euro al mese in nero e compagnia varia. E quindi il lavoro c'è ancora il lavoro. Quello che è fondamentale è però sapere il tedesco. È quello che è fondamentale, perché sennò dopo voi non sapete neanche muovervi in compagnia varia. Quando venite in Germania, un piccolo aiuto all'inizio può servire, ma da persone fidate. Purtroppo molti dei nostri connazionali che sono qui non sono persone affidabili, bisogna dire questo, e compagnia varia. Ci sono anche brave persone, compagnia varia. L'ideale sarebbe sempre muoversi in maniera autonoma. Quella è la cosa migliore comunque sempre da fare. Le offerte di lavoro ci sono, si può trovare lavoro direttamente. Certo, devi sapere un po' il tedesco, perché queste offerte devi andare a parlarci in compagnia varia. Anche se tu lavori con qui e hai a che fare direttamente col pubblico, il tedesco lo devi sapere, perché se devi, uno ti arriva, ordina, compagnia varia. Però esiste anche un'altra soluzione secondaria, che è quella delle agenzie di lavoro interinali, le famose Zeitarbeit, le Leitfirma e compagnia varia, ma di questo ve ne parlo in un altro video.